Nel rapporto generale sulle acque di Utilitalia presentato oggi, uno dei dati che salta più all'occhio è quanti milioni di acqua perdiamo. Sì, la situazione è, c'è da dire, molto diversa secondo le realtà territoriali. Stiamo oltre, diciamo, il 32% complessivamente in Italia, ma abbiamo anche dei dati a livello regionale che vanno oltre il 40% delle dispersioni dalle reti comunali e analizzando i dati territorialmente per comune, i capoluoghi per esempio di provincia, di regione, raggiungiamo anche dei valori oltre il 60%, quindi insomma è una quota parte molto rilevante. Devo dire poi, noi abbiamo un po' la situazione anche in senso storico, temporale, quindi analizzando in serie storica, dal 2008 al 2012 la situazione in alcuni casi è anche peggiorata. Per quanto riguarda invece i depuratori, lei ha sottolineato come i comuni senza depuratori per fortuna ormai non sono tantissimi, però certamente il settore non sta molto bene. Non sta molto bene perché un conto è la copertura del servizio, sia se quindi c'è l'allacciamento alla rete fognaria del depuratore, l'altro è vedere anche l'efficienza degli impianti, che è un'altra indicazione, anche questa non facilissima da analizzare. E questo è un altro degli aspetti che noi abbiamo considerato, quindi il fatto che comunque ci sono anche molti impianti che lavorano molto al di sotto rispetto alle proprie capacità, e reti fognare che non servono completamente tutti i comuni, anche se c'è da dire che comunque nei capoluoghi di regione, quindi nei grandi centri urbani, comunque la rete fognaria complessivamente copre la gran parte, però abbiamo ancora realtà del paese che ancora soffrono da questo punto di vista. Il rapporto guarda verso il 2020, che cosa dobbiamo fare in questi 5 anni? Allora, dal punto di vista informativo come Istat, noi ci riproporremo quindi il prossimo anno, il 2016, di nuovo un censimento che ha come riferimento informativo i gestori, e quindi il nostro obiettivo è quindi fare almeno ogni 3 anni un censimento che ci dà un po' il quadro della situazione. Poi annualmente cerchiamo quindi di misurare un po' l'andamento con una rilevazione ad hoc che si occupa dei servizi idrici nei grandi comuni. Quindi a quel punto cerchiamo un po' di seguire un po' quello che è la situazione, almeno di alcuni indicatori. Gli indicatori ci permettono di misurare la copertura del servizio, verificare proprio l'utilizzo che viene fatto delle risorse. E poi cerchiamo quindi poi di integrare queste informazioni con altre informazioni sociali e economiche che ci permettono di fare indicatori più di dettaglio su questo. Non possiamo non considerare l'acqua per uso civile, non considerare anche tutti gli altri aspetti dell'acqua, quindi l'acqua in agricoltura, l'acqua dell'industria, ci sono relazioni forti, interconnessioni, quindi stiamo cercando anche qui di analizzare i singoli aspetti. Non sempre è possibile tramite rilevazioni, perché non possiamo fare rilevazioni su tutto. Quindi l'utilizzo di dati anche amministrativi, integrazioni di banche dati, informazioni che comunque vengono raccolte anche per altri fini, diventa un po' uno strumento di base proprio per riuscire a costruire e dare un significato statistico a queste informazioni. La situazione è molto differenziata anche dal punto di vista informativo, disomogenea, problemi anche di confronto di dati tra diversi produttori di informazioni, quindi noi stiamo cercando anche di dare un po' un filo conduttore anche agli enti locali su questo. Non è semplice, perché poi ognuno è padrone dei propri dati, quindi alla fine è difficilissima questa cosa.